hanno partecipato alla manifestazione 15 CDD della provincia di Pavia e sono stati coinvolti circa 200 atleti. Stiamo parlando di Special Olympic Athletics, manifestazione di sport e di inclusione, svoltasi ieri giovedì 17 maggio presso il Campo CONI e organizzata dai centri diurni disabili del comune di Pavia insieme alla cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, con la straordinaria partecipazione della Riso Scotti Volley. Dunque, assessore provinciale Brendolise, Athletic Special Olympics, un appuntamento importante che affonda le sue radici insomma qualche anno fa. Qual è il significato e quali sono gli obiettivi di questo evento? Il significato è una giornata di amicizia e di sport per i nostri ragazzi dei centri diurni per disabili ed è importantissimo perché valorizza intanto l'attività che i centri diurni disabili fanno quotidianamente. In secondo luogo fa vedere lo sport anche sotto un'altra luce. Lo sport è un'attività che prima di tutto deve essere divertimento oltre che competizione e in questo modo lo sport lo possono fare tutti. Lo sport è un linguaggio universale ed è giusto che anche le persone disabili lo possano praticare. Ecco, questo è il messaggio secondo me di questa giornata, oltre che un messaggio di una squadra che attorno a questa manifestazione si è materializzata, una squadra fatta da enti pubblici, fatta da società sportive, fatta da altri sponsor che danno una mano a che la manifestazione riesca bene. Quindi questi Special Olympics rappresentano anche per la provincia di Pavia, che copartecipa all'organizzazione, un momento di valorizzazione dello sport e della disabilità. Ora Servizio Sociale di Sandra Sanelli, Special Athletic Olympics, si tratta di sport, si tratta di un sostegno alla disabilità, si tratta quindi di partecipazione, di condivisione. Di cosa si tratta questo appuntamento di giovedì 17 maggio? Beh, più di tutto è un momento di festa che coinvolge dunque allora i nostri ragazzi, dunque dei nostri centri di diurni disabili e altri ragazzi di altri 12 centri che sono di tutta la provincia. È un momento di festa con questi ragazzi che si sono preparati durante l'anno per mostrare anche le loro capacità atletiche e la loro gioia nello stare insieme. Quindi è un qualcosa di estremamente positivo, come deve essere tutto lo sport, e loro sono i ragazzi che hanno capito più di tutti che lo sport è prima di tutto partecipazione, ma è gioia e lo stare insieme, condividere momenti anche di solidarietà, momenti anche magari di sofferenza, perché magari non si arriva primi. Ecco, però questo è la bellezza dunque dello sport e questi ragazzi qui l'hanno capito appieno. E l'hanno capito appieno anche gli organizzatori, la cooperativa Solidarietà e Servizi, i nostri centri sociali che sono stati quelli che hanno partecipato e che hanno organizzato il tutto e perché la manifestazione possa avere uno sviluppo molto, molto positivo. E poi è una manifestazione che vuole coinvolgere anche la città in quello di Pavia per far capire che c'è una bellezza proprio in queste persone che sanno esprimere la loro gioia anche in cose molto semplici, anche soltanto nello stare insieme. Ecco, noi dobbiamo imparare molto da questo. Quindi e poi mi piace sottolineare che quest'anno loro ci sono anche degli sponsor, no? Come la ditta Intra che offrirà le magliette, la Serenissima, il CONI, l'Oxy, la cooperativa Convoglio, loro che darà anche lei un rinfresco, no? Quindi tutta una serie di persone, e poi il Riso Scotto Volley, che daranno tutti ciascuno per il proprio campo, darà un supporto, un aiuto affinché la manifestazione possa avere essere estremamente positiva. Ecco, quindi è un momento bello, un momento che invito le persone a partecipare. Giovedì dalle 10 fino all'1 c'è spazio e modo per divertirsi.